Noi cosa ci troviamo? Noi ci troviamo nella tristezza di una decadenza continua, nella fine di una vita che diciamo, cambia i valori per cui dovrebbe essere vissuta, perché ogni essere umano ha la libertà interiore. Cioè il modo in cui si crea quello che io chiamo l'internazionalismo dell'indistinto. Si fondono due fenomeni diversi della comunità internazionale. Uno recessivo, sempre più debole, che è l'internazionalismo cooperativo nato dalla lotta ai totalitarismi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. L'altro è l'internazionalismo dei sistemi economici libero scambisti, o meglio, è l'internazionalismo creato al fine di promuovere il libero scambismo, sul cui significato, diciamo, politico-economico per le democrazie. Vi posso solo dire questo, ecco, se conoscete l'inglese leggetevi uno splendido libro che ha scritto uno degli attuali più grandi economisti che sta in Inghilterra, ma non è inglese, ma è coreano, Ha-Yung Chang, The Bad Samaritans, che ci spiega molto bene la notazione che fanno il Fondo Monetario Internazionale, The World Bank, cioè la Banca Mondiale, e il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Vedrete, lui vi rivela con una chiarezza che non possiedo, e praticamente smaschera, un po' quello che ho cercato di fare anche con il mio libro, smaschera, la realtà nascosta. The Bad Samaritan significa quelli che fanno finta di volerti aiutare. E la metafora è quella, io mi sono innalzato con una scala e poi dico a tutti che devono salire, perché hanno il dovere di salire al mio stesso livello, ma tolgo la scala. Questo è l'internazionalismo, diciamo, libero scambista, di cui l'Europa è una delle proiezioni, più astute, perché è stata vestita in un certo modo, in modo da realizzare questo assetto con la cooperazione di quelli che ne sono danneggiati. È un capolavoro, io ammiro l'ordoliberismo europeo, così come è stato teorizzato e come non viene illustrato, perché proprio in Italia non si conosce neanche bene cosa sia l'ordoliberismo, ma è interessantissimo, perché guardate, ordoliberismo significa liberismo ordinamentale, parte da un presupposto, si sa che ci sono gli ordinamenti democratici, composti da delle istituzioni previste da norme molto forti. E quindi è molto difficile scardinarli, come pretendono i liberisti della prima ora, della Nouvelle Vague thatcheriana, ad esempio, no? Allora cosa gli viene? Questo è sostanzialmente, allora, siccome lo so che ci sono questi ordinamenti, democratici, queste istituzioni, l'ordoliberismo prefigura di impadronirsene, mediante regole possibilmente sovranazionali, per quelle ragioni che indicava Hayek prima, in modo da far sì che formalmente io prendo l'investitura elettorale per possedere la stessa postazione con gli stessi ambiti di poteri, quindi con gli stessi oggetti di interesse, cioè io dico mi occupo dell'occupazione, mi occupo della sanità, mi occupo del welfare delle famiglie, mi occupo delle pensioni, e quindi io formalmente risponderò alla titolarità costituzionale dei poteri, ma invertirò la direzione di tutela degli interessi. Inversione a 180 gradi, questo è l'ordoliberismo. Dice, ma noi come lo possiamo fare? Progressivamente conquistandole e facendo un'inversione a 180 gradi progressiva, perché altrimenti, come dice von Hayek, non sarebbero accettabili le politiche e il tipo di società che io auspico. È ovvio che se l'avessero fatto in un giorno solo, diciamo alla Thatcher, si sarebbero avute delle resistenze, neanche la Thatcher l'ha fatto in un giorno solo, si sarebbero avute delle resistenze molto più violente. Ma dov'è che riesce meglio il disegno ordoliberista? Riesce meglio laddove può essere, portato avanti dai partiti che, mediante tutta una serie di connessioni culturali, tradizionali, hanno la maggior presa sulle fasce sociali che vengono progressivamente, gradualmente, private dei loro diritti fondamentali. Quindi facciamo un esempio, se voi andate a vedere gli effetti della politica economica reaganiana degli anni Ottanta, in termini di crescita, di diffusione della disoccupazione e di sfaldamento definitivo della tutela sindacale in America, sono molto meno efficaci, e anche di politiche fiscali, sono molto meno efficaci di quelli di Clinton. Cioè il periodo clintoniano è quello che introduce due caposaldi fondamentali dell'ordoliberismo all'americana, che sono rispettivamente l'introduzione del deficit cap con un emendamento alla Costituzione, su cui Minsky,
spende parole di fuoco, anche lui inascoltato, perché anche in America, prima che da noi, sono in avanti, voi potete guardare all'America e potete vedere qual è il livello di distruzione a cui arriveremo. Ovviamente loro sono in partenza più ricchi, quindi il loro decremento li porterà a un livello più alto del nostro. Attenzione, questa è una cosa che dobbiamo tenere molto ben presente, perché il nostro punto di caduta nelle intenzioni di questa strategia è diventare come la Romania e la Serbia. Per l'America è che alcune fasce sociali potranno essere a livello di quelle del nord del Messico, in modo che si omogenizzi il travaso di ricchezza. Per cui oggi abbiamo il fenomeno paradossale, ad esempio, negli Stati Uniti, che il livello di disoccupazione e di distruzione dei livelli salariali mediante l'esercito di riserva dei disoccupati fa sì che per la prima volta si hanno i cittadini americani che vanno a lavorare nelle fabbriche del nord del Messico al confine. Pensate voi.